Una data, 7 gennaio, un obiettivo, tornare a scuola in sicurezza. Il piano demandato ai prefetti per quanto riguarda Milano e la città metropolitana è pronto ed ha anche un titolo, per tornare in classe. 142.000 studenti, 30 comuni coinvolti, 230 istituti superiori, 40 centri di formazione, la presenza maggiore nel capoluogo. Lezioni in presenza per il 75%, a rotazione, il 50% con ingressi entro le 8, gli altri dalle 9:30. Autobus sostitutivi ai metro, vigili volontari della Protezione Civile a verificare che non si creino assembramenti. Per alleggerire il trasporto pubblico locale, nuovi orari anche per negozi e uffici pubblici. Quindi cambiano gli orari della città per permettere gli orari della scuola. È una priorità, tutti hanno convintamente aderito alla priorità. I ragazzi sono al centro della nostra attenzione e i comportamenti devono essere coerenti con questo obiettivo. Dunque, più che un piano, un patto sociale che vada oltre le prescrizioni. Entro il 29 dicembre i dirigenti scolastici forniranno gli orari, entro il 4 gennaio ATM 3 Nord quelli degli adeguamenti delle corse.